andiamo a cambiare il look. Sto andando a piedi perché non c'ho voglia di andare in macchina. Con chi sto parlando? Mica con te. Comunque via. Questo va sul marciapiede che neanche finisce. Ma io non lo so. Vabbè. Così arrivati. Colore di merda. Faccio anche il taglio. Taglio e colore. Vedremo cosa verrà fuori. Il prima e il dopo. Cazzo vuol dire? Che bella casa. Bella casa. Un po' di diverso, però vabbè. Non si può inquadrare tutto perché non va bene. Però comunque. Un po' riccia. Questo è il risultato finale. Tagliato un po' i capelli, mamma mia. Adesso vi faccio vedere anche cosa ho preso dentro nel sacchettino. Beh dai, un po' di cambiamento ci sta. Adesso torno a casa. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso dal parrucchiere. Ho preso il mio shampoo, perché questo qua ogni volta che mi lavo i capelli è molto buono. Ho i capelli proprio belli morbidi e lisci. E allora ho preso questo qua, della Milk Shake. Secondo me sui 40-50 euro. Sì, perché alla fine il taglio e piega. 97 più il mio trattamento. Il mio trattamento costa 20 euro. Io non so adesso il prezzo di questi, però comunque l'altra questo. L'altra volta. Di 300 ml. 97. E io ho fatto solo il taglio. Questa volta ho fatto il trattamento. 20. E lui invece ha preso questo shampoo qua per lui, questo calmante per la cute, Simple Zen, qualcosa del genere, che poi è anche piccolo, a parte che vabbè i maschi non è che se ne mettono come noi, per cui ma solo te se ne metti così tanto. No, io metto il giusto, per cui comunque questo e i campioncini, mi hanno dato i campioncini da provare, sono tre, poi c'è il mio gatto che entra dentro nel sacchetto, ma sembra normale, cioè sembra normale, ti sembra normale? Non credo che sembra normale, vabbè. Comunque c'è anche lei, ovviamente. Comunque questi qua. Uno è questo per i capelli al Energy Zing lì. E poi c'è questo qui, shampoo idratante al mango. E poi mi ha dato ancora questo, che sono due in teoria.
per cui tre campioncini. In totale comunque abbiamo speso 144,60. Ah, qua c'è scritto solo colore, ma 144 a me sembra un po'. Dovrebbero secondo me scrivere comunque quello che hai fatto, perché... Perché abbiamo messo il rosso di te. Fatti nel sentito che... E vabbè, io... questo è il prezzo che abbiamo speso. Sia per i miei capelli, che ho fatto il taglio e il colore, più i ricci. E lui, vabbè, il taglio fatto. E questi sono stati i due shampoo più quello che abbiamo fatto. Almeno cambiamo un po' il look ogni tanto. Sì, qua ci sono i gatti che... Vabbè, comunque niente, questo è il risultato. E 15... Allora, in macchina ci metti 3 minuti. E neanche... Invece a piedi tra i 10 e i 15 minuti, per cui è vicino. E alla fine per adesso ho scelto questo qua di parrucchiere. E vediamo. Per adesso mi sto trovando bene, i prodotti sono buoni e niente. Comunque questo è il risultato finale. Piace la sua vita? Che razza di domanda è? Ho visto quanto lei è felice al lavoro. Videogiocatori! E poi torna a casa dalla mamma, malata terminale di cancro. Deve essere dura. Provi a riempire di attenzioni qualcuno che per lei non ne ha mai avute. Però l'associazione Sherlock Holmes è l'unica nota positiva. L'unico posto in cui posso andare senza che nessuno mi tocchi il sedere o fissi il mio petto. Dove posso parlare.